L'infrastruttura che andiamo a costruire ha due corsie per carreggiata di traffico, quindi per un totale di 4, più due corsie d'emergenza, che se considerate anche esse porta il numero totale di corsie in costruzione, in progetto, diciamo a 6. Quindi il calcolo delle 14 corsie non ha niente a che vedere col nuovo progetto. Io ho fatto, mi sono interrogato spesso su sta cosa e ci sono arrivato alle 14 corsie. Le 14 corsie sono le 6 in progetto, che ripeto sono 4 di traffico e 2 di emergenza, più 8 corsie che forse in futuro la SS35 avrà, e saranno ancora 3 corsie di traffico per senso di marcia più 2 di emergenza. Faccio notare... Ciò non toglie che oggi ci sono due corsie di traffico per senso di marcia sulla SS35 per un totale di 4, vedete che so fare i conti, e ci sono due corsie di traffico per senso di marcia in progetto sulla nuova infrastruttura. Quindi nella nuova infrastruttura non stiamo costruendo 14 corsie, questo è uno slogan, noi stiamo costruendo 4 corsie di traffico. Quindi, dunque, sulla rilocalizzazione della scuola, devo dire che non è prevista alcuna rilocalizzazione della scuola. Forse voi pensate che una società concessionaria come Serravalle decida di fare un'opera pubblica come questa e la faccia un po' come vuole. Non è la sua... Scusate, allora l'infrastruttura ha subito un iter lunghissimo come spesso avviene nelle opere pubbliche. Ricordo però comunque che durante l'anno 2013 ha subito un iter di valutazione dell'impatto ambientale, fatta a livello del Ministero dell'Ambiente da una commissione di esperti che hanno valutato tutte le componenti di impatto, quindi sia quelle dei cantieri sia quelle in esercizio. Mi riferisco all'impatto sull'aria, l'impatto sull'acqua, il rumore, le vibrazioni e altre 20 componenti di inquinamento che in questo momento non sarei neanche in grado di elencare. Questa commissione ha anche valutato su proposte alternative e ha comunque compreso quella dell'interramento proposta dal comitato e ha ritenuto comunque che la soluzione meno impattante fosse questa. Adesso, scusate, vi faccio presente che in molte altre zone d'Italia, laddove si vogliono invece costruire gallerie, si trova un fortissimo fronte di opposizione, perché anche la galleria impatta, perché non sanno nemmeno cosa. Scusate, io capisco, sto soltanto facendo notare quello che è. Se manteniamo dei toni, diciamo, più bassi, riusciamo a dare la possibilità agli altri 10 cittadini che hanno fatto richiesta di intervento, perché sennò vuol dire che chi fa le domande ne mette in fila una dietro l'altra e poi altri non lasciano rispondere, vengono penalizzati quei cittadini che hanno fatto richiesta di far domande. Grazie. E non ci sta l'interramento quando a Monza ce l'abbiamo qui vicino, ma che incazzate stanno dicendo? Esatto. Questo è il problema. Questo è il suo punto di vista, però... Questo è il vostro punto di vista e io lo rispetto, però scusate, se lo trasformiamo in un dibattito vuol dire che l'assemblea finisce perché non sta più nelle regole che ci siamo dati all'inizio. Pregherei per il rispetto di quei cittadini che hanno fatto richiesta di intervenire di tenere, diciamo, un comportamento corretto, dopodiché chi
finita l'assemblea, ognuno può fare le considerazioni che vuole, però io lascerei almeno i toni, almeno qui dentro, un po' più bassi, nel senso, ma per rispetto di tutti quanti. E hanno fatto il tunnel sono passato di 2 chilometri di lunghezza. Se non lo sapete, andate a vedere come l'hanno fatto e lo fanno anche qui. Questo ha detto il signore. Scusate, noi dobbiamo rispettare la legge. Ma io... Vado avanti con le domande, visto che le domande di prima probabilmente non hanno necessità di essere, di avere una risposta. Allora, il consigliere Abbati, che oggi è un cittadino come voi, mi chiede di avere le risposte, se no decidete voi, nel senso che l'assemblea è pubblica, se ci sono le condizioni per poter rispondere, le persone invitate rispondono, se non ci sono vado avanti con domande magari più interessanti, decidete voi.